proviamo a farle fare un giro decente e poi lo provo anche io e vi dico cosa ne pensiamo. E beh, scusa. Federica Masolin. Ciao. Sta provando da pochissimo il simulatore. Allora, sono a Monza, e quindi la pista dovrei conoscerla bene, molto bene. Come sta andando? Allora, ti dirò, a parte che sono stata in pista, quindi arrivi in un momento fortunato. Mi sto divertendo un sacco. L'importante è divertirsi. Assolutamente. E cercare di capire qualcosa. La sensazione del volante com'è? Che è la cosa che ci interessa di più in questo momento. Guarda, non sono una grandissima esperta di simulatori, ma mi sembra di poter dire che le sensazioni che dà questo volante siano molto realistiche. Ti accorgi quando vai fuori strada o quando prendi un dosso? Sì, e sì, forse la cosa che mi ha impressionato di più è il realismo. La percezione che ti dà. Diciamo che la funzione principale di questo nuovo volante è il True Force. Praticamente dovrebbe trasferire, e io le sento già così con un dito. L'ho lasciato, mi hanno detto che non si deve fare mai, ma io l'ho lasciato. Praticamente con il True Force trasferisce le vibrazioni, senti che vibra? Sì. Al volante. Per questo ti dicevo che la con il rumore del motore, quando prende un sassolino, un cordolo, qualsiasi cosa. Quando parlavo di realismo, parlavo proprio di questo. Ok. Hai un rimando totale, continuo, come se fossi effettivamente su strada o su pista, ecco. Okay. Forse è meglio dire su pista. I pedali invece come ti stai trovando? Tu usi il destro o il sinistro per frenare? Solo il destro. Solo il destro, uso solo il destro. E come lo senti il freno? Prova a frenare. Bello. Cioè, devi andare in affondo per frenare. Devi usare un po' di forza comunque per frenare. Non Dici che non ne ho? No, devi usare un po' di forza, sì, devi usare forza. E anche questo credo sia molto realistico rispetto alle auto da corsa. Vorrei qualche consiglio. Esatto, le do qualche consiglio, vediamo se riusciamo a farle fare un giro decente e poi lo provo anche Grazie e vi dico cosa ne pensiamo. Scusa. Hai ragione, quando ci vuole, ci vuole. La prima variante di Monza è l'unica curva in cui praticamente bisogna girare di più il volante. Ok. E non serve che stacchi le mani dal volante, puoi fare proprio questo. Anche se per strada non bisogna farlo, va bene. Sul simulatore o in pista va fatto. Non bisogna mai lasciare le mani dal volante. Va bene. La roggia è molto complicata. Non è facile. Vero? No. Non ridere! Io poi non sono abituato con l'assetto corsa competizione, quindi qua è difficile anche per me. Esatto. Brava! Qua dai, dimmi che sei stata brava. Bravissima. Qui. Perfetto. Il volante mi dice che ho toccato un po' di erba, Sì. Fai tutto un po' troppo. Però sistemando alcune cose... Ma nella vita sono eccessiva, nella vita. Guarda però, brava, sono stata in pista comunque. Rispetto a prima che la Scari la facevi tutta sull'erba, è un successo. Guarda, quindi grazie per i tuoi consigli. Vuoi provarlo anch'io, dai, così vediamo un attimo com'è il volante.